Avete presente come è fatto un pollo? Un pollo Amadori 10 più? Un pollo di Richard Benson? Il pollo! È fatto come me. È fatto un po' come tutti noi, che siamo stati tutti un po' polli, eh? Appena appena diciamola questa cosa, non abbiamo capito un cazzo. Ragazzi, me l'ero legata abbastanza, al dito, devo essere sincero. Il finale di Claire B, che lei, vabbè, a parte che non mi piace il fatto che si è incentrato su sta bambina approfittatrice maledetta che si è rivelata Sherry, ma lasciamo perdere. Il fatto che non venga nominato il devo ancora trovare mio fratello, che è frase epica del finale di Claire, vabbè, lasciamo perdere. Ma quello che mi ero appunto legato al dito era: cazzo, hai trovato sta lettera? Hai capito che non è lo stile di tuo fratello? Non ne parli più? Non dici più nulla? Ok, a parte che anche lei non ti dà l'impressione che abbia capito qual è la vera situazione, ma la realtà, ragazzi, vi lascio immaginare cosa è potuto succedere sotto il suo ombrellone. Ombrella bianco e rosso. È una lettera in codice di Chris. Scrive ai suoi compagni, a Jill, a Barry, ai superstiti della Stars ormai decimata. Scrive che è tutto a posto. Scrive che ha trovato qualcosa in Europa. Poi io mi sono documentato, perché io non ce la facevo più. Non ce la facevo più. Mi sono riguardato i file, le cose, ma magari mi è scappato qualcosa. E quando ho riletto, non registrando, perché l'attenzione quando registri non c'è. Quando sei per cazzi tuoi, ho riletto lì il suo ombrellone bianco e rosso, ragazzi, questa è una lettera in codice. Chris, per non destare sospetto, dato che ha capito benissimo che il signor Irons è in mezzo alla combriccola degli ombrellini, diciamo così. Per non farsi beccare, ha mandato questa roba, per far sapere che è tutto ok, che ha trovato quello che stava cercando e che lo sta sistemando. Infatti, Chris è andato in Europa a cercare una base segreta, tanto come c'è qui a Raccoon City, ce n'era un'altra in Europa, perché appunto sapeva che c'era in programma questo discorso del G-Virus. Quindi, signori, detto questo, dopo che nell'ultima live, oltre ad aver usato Claire Manichino, siamo anche morti sul finale. Beh, ovviamente, dai, ovviamente. Non possiamo farne a meno, su. Diciamo le cose come stanno. Allora, ordiniamo un po' di roba. Facciamo così. Ci prendiamo. Guarda, tu puoi anche andare giù. Ci prendiamo questa. E dovrei avere anche qualche proiettile, se non ricordo male. Esatto. No, farli non c'ho voglia. Allora, ho rifatto la zona, dopo che ci eravamo salutati. Tutto a posto, tutto bene. E sono tornato qui perché? Sono tornato qui perché noi dobbiamo farci la caccia al tesoro, ragazzi, che in Claire B non avevamo fatto. Ci eravamo dimenticati. Ai 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 ai. Allora, dato che io comunque non voglio attirare attenzione. E qua c'è Marvin che dorme. Direi. Ah, si è svegliato così. Ma perché? Oddio, no. Marvin. Marvin, mi dispiace tanto, sì. Ah, qua c'è anche Rodrigo. Noi ce ne freghiamo. Gli amenicoli. Licker. Ma ce ne dovrebbe essere un altro, se non sbaglio. Ma chi se ne frega? Ci facciamo le fottine. Caccia al tesoro.
E poi siamo a posto, ragazzi. Direi che siamo perfetti. Hai capito, mo? Quella storia lì. Allora, i nascondigli sono sempre i soliti. Quindi era una della sala briefing, no? Uno è su alla Stars, che ci andiamo subito. E l'altro è questa sala conferenze, non briefing, ok. Io direi che andiamo subito alla Stars. Posso appoggiare anche della. Ma stai così, dai, che cazzo me ne frega. Questa la carichi. Hai capito, mo? Cos'è quella lettera lì? Quindi diciamo che ci può anche stare il discorso che lei non vada a. Ma cavolo, c'è successo qualcosa. Dobbiamo indagare. Dobbiamo. Lei forse inconsciamente ha capito. Dato che è comunque un mostro, perché Claire è un mostro. È il reale demonio su questa terra. Infatti è vestita come Dante. Richiama il colore della giacca storica di Dante, perché appunto lei è sicuramente una discendente di Sparda. Veramente tostissima. Che troviamo? Scatola di legno. I sigari. Io giuro, non l'avevo mandata giù quella roba lì. Oh sì, questo me l'avevate detto. Questo è veramente, veramente un toccasana. 50 colpi di quel mitrino lì. Ci sarà da ridere. Ci sarà da ridere. Penso che potremmo provare, visto che alla fine le granate acide sono un po', non dico un flop, però a prescindere contro la versione, devo andare alla conferenza. A prescindere contro la versione 4 di William, le granate non servono un cazzo, perché c'è sta meccanica furbesca che va a distruggere tutto quello che il gioco ti insegna fino a quel momento lì, e cioè Claire ha un'arma che fa danno ad area e a tempo, quindi non è necessario che tu colpisca il punto, perché poi tutti gli altri boss che fai prima di quello, tranquillamente li colpisci ovunque e il danno glielo fai ugualmente, gliene fai meno, giusto? Però gliene fai. Mentre invece la versione 4 di William è fantasiosa, diciamo così, un po'. È un po' particolare. Marvin, sei veramente. Ah, bravo, se stai lì. Cazzo, come sveglio. Anche se camminavo. Complimenti, Marvin. Qua c'è gente. Sento scatarrare qua dentro, ma. Dove andiamo noi? Forse no. Madonna, che piede. Ma sono le scarpe. Sono le sneaker di Mr. X. Ok, c'è rimbambito. Ma a noi non interessa. Perché facciamo così. Yes! Aghi elettrici per 7. Ottimo. Boh, ragazzi, io direi che per quanto riguarda stazioni di polizia, siamo perfetti. Quindi si torna giù e si può partire. Possiamo andare avanti. Adesso vorrei finirlo. Poi ovviamente ci gettiamo in Leon B. E per quanto riguarda la trama, siamo a postissimo. Abbiamo visto tutto. Poi comincerò a cercare appunto il completamento del gioco nella sua totalità, perché voglio ovviamente il platino. Yeah! Oh, poi sei anche più bello da vedere, insomma, così 50 colpi. Me l'ha anche ricaricato. Che bello. A volte lo fa, a volte no. Pic. Boh, guarda, puoi anche andare giù, Puoi anche andare giù. Mi prendo un attimo tuo cugino. Perché posso anche. No, questa cosa non te la fa. Non te la fa.
Non te la fa. Ok, questo qui che non è male. Io lo terrei. Io lo terrei per le piante o gli zombie. Non lo so. Comunque, intanto vai giù. E noi qua siamo a posto. Caccia al tesoro l'abbiamo fatta. Allora, Clarina, noi siamo pronti per andare a fare la boss fight. Allora, ci organizziamo giù, dai. Cazzo, stavo... No, io pensavo di essere pronto per andare in laboratorio. Oh, io i laboratori li adoro, non vedo l'ora di tornarci. Dio santo, proprio hanno creato un qualcosa che non avrei mai pensato. Proprio la location che mi stava più sulle palle. Invece adesso la godo da Dio. Allora, la torre era qui, a noi non interessa nulla. Io posso andare giù direttamente da qua, no? Dovrei fare un po' prima. Tanto qui è... Oddio, guarda il cadavere che cola giù. Povero. Però ho fatto dei discreti massacri, dovremmo essere più che tranquilli. Solo che non ho ricordo, dato che è passato qualche giorno, magari dico una cosa, abbasso un po'. Magari dico una cosa e poi un'altra. No, ma dovremmo essere ben tranquilli. Ben tranquilli, ben tranzolli. Guarda, tutti accartocciati. Basta. Dobbiamo ammazzare tutti. Non vedo l'ora di farmi le run. Dove devi appunto non aprire la cassa o non curarti mai. Le faccio sicuramente, le farò ad assistita o... Ma magari anche normale, perché tanto sei abituato alla difficoltà dell'estrema. Quindi, già a prescindere, il normale quando ho giocato anche mi sembrava, boh, ho detto cazzo, ma cos'è? Ma è una difficoltà strana? No, è il normale, è semplicemente il normale. Ok, e anche comunque anche più forte, quindi te la fa sembrare forse un po' più facile di quello che è. Vabbè, detto questo, noi... No, intanto andiamo a mettere lo spinotto e vediamo se li ho messi giusti. Ok, questo a posto. Allora, il nostro amico qui. Arrivo, Sherry. Tieni duro. Tieni duro, Sherry. Sherry! Non lo so, Fabio, non lo so, Fabio, non lo so. Io vorrei indebolirlo. Ma vale la pena? Incendiario solo... Ma scusami, lo finite? Cazzo, ho finito le granate. Incendiarie. Male. Male. Non so se usare questo. Perché alla fine... Sì, non è male, però... Boh. E a sto punto facciamo qualche colpo, dai. Dobbiamo farci qualche colpo. Allora, tu stai giù, che tanto ce n'è dentro una, ma poi la tiriamo fuori. Dai, prendi qualche acida. Guarda, io proverei a dare là più o meno così. Nel senso, questa qui è particolare, però abbiamo capito che contro... Alla roba G, diciamo così, tra virgolette, non è male. Non è male, perché i G sfigati là sotto le fogne, cazzo, con l'occhio scoperto praticamente li shottavi a carica massima. L'unico dubbio che ho è, i nemici base li immobilizza e va bene. Ma William si blocca.
o continua a smazzarmi, perché in caso in cui lui continui a muoversi, non riusciamo a caricare tutto, ci fa malissimo, non riusciamo. È un terno al lotto, però se non la proviamo non lo sapremo mai. Mi sono preso su lei, ho 5 colpi, quelli potenti, 3, 5, 7 magnum, poi se non ricordo male nell'arena ce n'era una scatoletta. Insomma, secondo me 50 di quelli, io proverei ad andarla così, ragazzi. Un'altra piantina ce la facciamo, che le trovavi, le piantine da mescolare, mi rimane un posto. Nell'arena sono sicuro che ci fossero i colpi della Magnum e una granata stordente. Quindi io mi prendo su due di queste e possiamo anche tirare. Per indebolirlo magari. Prima di chiamare il container, non sono sicuro di due granate acide, basta? Sono un po' poche. Tanto le dobbiamo poi fare. Ragazzi, tanto le dobbiamo fare. Quindi, le facciamo. Oh, Madonna, grazie sempre. Mai una volta che me ne fai sei. Fiche bastard. Rengi bastardo, Madonna. Sai cosa faccio? Io sto così, mi prendo su un'altra cura e una ce la facciamo là. Così siamo un po' più tranquilli, dai. Dai, dai, ci sta. Una adesso ce la craftiamo. Dai, proviamo così. Proviamo così, sono convinto. Sono convinto. Cioè, a dire la verità, ho dei dubbi su questo. Perché sarebbe veramente l'arma definitiva. Se effettivamente ti frizzasse anche i boss, come fa con i nemici base, diciamo così. Sarebbe davvero l'arma di Dio. Allora, questo qua era, fai così, così e così. Sì. Questi rimangono. Ah, cazzo, è vero. Adesso c'è sta merda che mi prende sempre. Io non ho ancora capito come faccio a schivare. Vabbè, qua non ti fa male. Voglio provare da lì. Vabbè. Ma sai che forse è meglio correre? Figa, veloce, però non riesco. È meglio correre. È meglio correre. Ah, Madonna, ho preso fuoco. Sì. Infatti, vedi? Adesso camminavo. Ma fanculo. Dai, muoviti. Guarda. No, aspetta. Metal Gear Solid. Il borsello fantasma, guarda. Dove è finito il mio colpo incendiario? Madonna. Apri. Dai, apri. Toh. Friggi. Madonna Cristo. Mazz. Venga. Che bello, l'ho visto. Orcala. Stai correndo? No, che spara! No, non si immobilizza per un cazzo, ma non si immobilizza per un cazzo. Poi spara raffica sto coso. Mi partono sempre i colpi. Ma che merda. Ho buttato via dei colpi per niente. Guarda, se non avessi salvato la stazione, ricaricherei. Ah, non devo tenere schiacciato sto cazzo di grilletto. Dai, vieni giù. Sei scemo. Sto qua tanto per gradire, te lo do. Beh, beh. Ma
Ma ti teletrasporti, figlio di... Fare in culo, guarda. Non c'ho il... Toh. Nel culo. Dov'era quella... Oh no! Ah, i proiettili sono lì. Toh. Ti friggo, eh. No. Proiettili, proiettili. No, ma sono del mitra. Beh, vabbè. Basta, basta. Non usiamo più la magnum. Basta, basta. No! Ma corri, Claire, madonna! Non mi parte, non mi... Dai! Vai giù, boh. Secondo me... Ho un regalino per te. Secondo me ci siamo adesso. Ah, non ho posto. Guarda, per sicurezza, toh. Sì, dovremmo essere a posto. Esatto. Yeah. Ciao ciao. Sì, una gimmick di merda questa boss. Scusami, Sherry. Ci vorrà un po' di tempo. Va bene, non scusarti, sei bravissima, cazzo, sei Dio. Adesso andiamo, Caricatore da 50 a tanta roba, sì. Tanta roba, posto. Postissimo. Qua i 9 mm finalmente li trovi, perché non hai quella merda di single action culo. Ma io devo venire a fare un altro giro, perché adesso sono carico come un mulo. Che palle. Allora, prima di andare da Sherry, l'abbandoniamo, prendiamo Link Ribbon. Ah beh no, sono pieno. Allora, prima di andare da Sherry 2.0, andiamo a sborsare un po'. Allora, questa qui è un po' una delusione, perché è effettivamente un'arma ottima, non per i boss. Secondo me il danno lo fa, è un'arma forte, ma sostanzialmente talmente lenta che ti mette troppo in difficoltà. Cazzo, però effettivamente ragazzi, se avessi mobilizzato a prescindere anche i boss, ciao. Saresti stato veramente un Redfield, giustamente. Allora, io direi, guarda. Intanto stiamo così. Per gli incontri ravvicinati. Vado a pigliare prima di tutto la granatina. Siki siki. Oh, il G4. Sì, c'è il trucco, come questo, c'è il trucco, ok, ho capito. Però questo è una cosa, cioè lo indebolisce a prescindere, vedi? Cioè io gli ho sparato l'acida, ha fatto danno nel tempo, ma non l'ho preso nell'occhio preciso. Che cazzo vuol dire che devo prenderti gli occhi precisi? C'è sempre stato il discorso, se prendi l'occhio preciso fai più danno, va bene però... Vabbè, me la sto prendendo troppo. La mamma è qui. La mamma è una merda, Sherry. Sherry, puoi sentirmi? Sherry! Non le salto più, giuro, ragazzi. Ci siamo persi, mi avete cazziato là nel laboratorio. Giustamente, perché... Sherry, stai bene? Sei diversa, che è diversa per forza. Non può essere gli stessi dialoghi che fa con Leon. Ma... Provo a salvarla. Mai dire mai. All'embrione impiantato. Non può essere salvata. Mi prende per il culo
È sua madre. Venga subito qui. Tu non puoi capire. William è ancora là fuori e se non riesco a fermarlo. E va bene, farò da sola. Aspetta. Aspetta. Posso curarla. Nel laboratorio. Non è lontano. Ma allora, ma... Mamma. Non c'è più tempo. Riguarda milioni di vite. Devi pensarci prima. Mamma ti vuole bene. Intanto cerca di salvarne una. Addio. Addio, madonna. Ma stiamo scherzando. Porca troia. Sarai tranquilla, farò tutto il possibile, ok? Perché lo stai facendo? Perché tengo... C'è l'abbandonata con una merda. Grazie, Claire. Povera Sherrina. Io stavo dicendo, Annette... No, che poi non vuol dire niente, lo diciamo ugualmente. Annette è un personaggio in questo remake. Hanno veramente... No, buttala nel frigo, la metti lì nel frigo, la chiudiamo e via. L'hanno veramente caratterizzata alla grande. Però effettivamente, vacca boia. Adesso... ci sta, dai, Sherry, ci sta! Se vuoi venire a casa mia. Ha detto che il laboratorio è vicino. Funicolare. Quella funicolare. Funicolare. Vabbè, quando ho lei in braccio non posso fare niente. Devo tornare a prendermi la piantina dal demente che adesso non c'è più, guarda, magia. Andrà tutto bene. Vedi? Zombie fantasma anche. Certo, è tutto Metal Gear Solid 5. Ci siamo quasi. Come il borsello, madonna. Il borsello. Finalmente, la funicolare. Finalmente, perché non ce la fa. Anche lì non fai fatica con Sherry. Vabbè che è forse più pesante, però hai tenuto una minigun come se fosse una racchetta da tennis. Ok. Vabbè, lì peserà coi proiettili 35 kg come ridere. Andrà tutto bene. Sei bella. Ok, spero di non aver dimenticato. Entrena revolverà. Aspetta, forse ci riusciamo. No, non te lo... Cioè, riesco ad andarci sopra col mirino, però non mi fa sparare. Vedi? Ho schiacciato. E voi direte, ma che cazzo? Perché la vuoi uccidere? Così, per provare. Test. Sono test clinici. Del laboratory lab. Allora, noi siamo a posto qui, perché c'è sta merda. Ah, la piantina, è vero. Appena detto, me l'ero già dimenticato. Lancia granate, chi lo sa. Beh, a posto. Yeah, tutto azzurro. Una luce azzurra. E forse in questo remake, a prescindere, preferisco... Vabbè, ne parliamo dopo. Adesso facciamoci prima Leon. Cioè, a me Leon mi ha dato un po' fastidio. Ma neanche tanto, dai, ci sta. C'era anche nel classico. Solita storia. Questa soliti stereotipi. Non uscire fino a destinazione raggiunta. Fai annusare un po' di gnugna. Questo qua non capisce più niente, si è fatto raggirare. Ehi, tutto bene? La tua giacca è così calda. È di mio fratello. Mi ha detto che porta fortuna. Come avrei fatto senza di te? No! Mi prendi in giro. Ma ragazzi!
Te la stavi cavando alla grande. Ho notato adesso. Io a metterti nei guai. Avete notato? Tieni, questo è tuo. Non lo voglio. Perché? Che dici? È bello. Dai, ditemi che state notando. Ditemi. Me l'ha regalato mamma. Per il mio compleanno. Ci sono due giacche. Volevo solo che fosse a casa più spesso. In questo mondo di giacche. Sì, che a tua mamma non importi, ma... Ed è così, Sherry. Sherry. Perché ho messo Claire con la giacca, non ho messo quella base, quindi in questa fase lei continua ad averla. Sì, sì, boh, adesso stiamo così. Tranquilla, ci sono io. Guarda quante giacche! Sembriamo veramente una boy band, finalmente, una boy band di ragazze, tra l'altro. Bellissimo, guarda. Poi la sua è sporca, perché giustamente... è quella del della campagna, quindi si usura, mentre invece la mia è sempre nuova, rimane sempre perfetta, linda, madonna. Chi è che mi chiama, cazzo?